fondamentalmente perché ci piace, perché è una roba che aspettiamo settimana per settimana, è una roba che condividere insieme con gli amici la fatica, andare in montagna, scoprire posti nuovi, vedere cose diverse, vedere posti che tanti della tua età, della mia età, non hanno mai visto, per cui è una sensazione che solo chi va in montagna può provare. Ho iniziato ad andare in montagna perché andavano i miei genitori. Facendo fatica sono riuscito a superare i miei limiti e arrivare in cima. Cose che altri ragazzi non possono neanche immaginare. Andando in montagna osservo magnifici paesaggi e la natura incontaminata. Vado in montagna per stare in compagnia, per mettermi alla prova e per osservare i paesaggi e la natura. Carissimi bambine e bambini, ma non solo voi, anche quelli un po' più grandicelli, anche i vostri genitori, mamma, papà, nonni, che sicuramente conosceranno questo gruppo. Perché gruppo 835? Il numero deriva essenzialmente dal nome della macchina sul pancone davanti. I primi tre numeri identificano il nome del modello, del rotabile, mentre i secondi tre numeri identificano il numero progressivo con cui sono stati iscritti questi rotabili all'interno delle Ferrovie dello Stato. Detto questo, io mi presento, sono il presidente del gruppo 835, che è un'associazione composta da moltissimi numerosi appassionati che dedicano il loro tempo a coltivare questa passione e a coltivare questi modelli di treni, che non sono quelli veri, ma un po' più piccoli. Questo è l'esemplare che ha dato il nome al nostro gruppo, come ho detto prima, e per far capire la scala l'abbiamo messo a confronto con il modello, con un modello più piccolo della scala H0, che è 87 volte più piccolo rispetto alla locomotiva vera, mentre il nostro modello, quello che usiamo per fare la nostra attività, è 11 volte più piccolo rispetto alla scala reale. Come attività abbiamo girato mezza Europa. L'Italia l'abbiamo visitata tutta, da nord a sud. Siamo stati onorati della presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella durante le celebrazioni per i 180 anni della Napoli Portici, che è stata la prima ferrovia in Italia, costruita in Italia. Ma l'uscita più bella è stata la Giornata della Solidarietà. Ed ora, grazie all'iniziativa del gruppo ricreativo del quartiere Primo Maggio, con la Giornata del Sorriso, ci potete vedere al campo sportivo del quartiere stesso, in una domenica di maggio.
avete visto queste splendide immagini scorrere tra verdi prati o piazze, ma mi fanno cenno di chiudere. Quindi non mi rimane altro che salutarvi e invitarvi tutti alla prossima giornata che sarà organizzata a maggio. Ciao, siamo un gruppo di volontari e amici che, dalla metà degli anni 70, gestisce un centro ricreativo e sportivo nel quartiere Primo Maggio, a Fiume Veneto. La nostra casetta è sede di numerosi eventi, quali la sagra annuale a fine maggio, la festa dell'arenga nei primi giorni di quaresima, il pranzo degli anziani del quartiere, la giornata del sorriso dedicata ai bambini e la casera, con l'arrivo della Befana che porta piccoli doni. Inoltre partecipiamo a numerosi eventi organizzati dal Comune e dalle altre associazioni. Abbiamo anche una super squadra di calcio che partecipa ad un campionato e si allena presso il campo della nostra sede. Vicino al campo di calcio potete trovare il parco giochi a disposizione di tutti per giocare, intrattenersi e divertirsi. Poi c'è un'area con il campo da tennis e da pallacanestro. La nostra associazione è formata da persone di tutte le età ed ognuno dà il suo contributo allo svolgimento delle varie attività. All'interno della casetta ci sono delle sale in cui si organizzano convegni, mostre e altro, favorendo l'aggregazione e l'inclusione tra le persone e mantenendo le tradizioni che ci sono state tramandate. Siamo un gruppo affiatato ed aperto e senza finalità di guadagno. A parte le spese di gestione delle varie strutture, il ricavato delle nostre attività viene dato in beneficenza per aiutare e donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Siamo sempre in cerca di nuovi volontari e se volete far parte del nostro gruppo siete benvenuti. Ciao! Questo da fare, vedi qua, Ciao! Ranno del verde, non trovo più magari. Ecco, ma ci sono anche delle foto. Come fa la sesto video? Non ho VGM, così avresti, no? Ciao nonno, voglio farti alcune domande per la scuola. Ah, ciao, se è per la scuola allora mi presento, sono Graziano e sono presidente dell'associazione Centro Sportivo Ricreativo Tavella. Cosa fate? Ma noi diciamo che la nostra è un'associazione ricreativa, si occupa di continuare le tradizioni dei nostri nonni come il falò. Facciamo feste e giochi per rallegrare le serate di voi bambini e adulti, come la sagra dello struzzo, in cui all'interno facciamo anche una serata dedicata a chi è meno fortunato di noi e che è costretto dalla malattia a stare in sedia a rotelle. Pensiamo anche agli anziani del borgo, donando durante le festività di Natale un panettone per allegrare le feste anche a loro. Non ultimo, ci occupiamo anche di mantenere pulito e in ordine la struttura che abbiamo in gestione. Perché lo fate? Ma quello che noi facciamo, lo facciamo perché abbiamo a cuore il nostro paese Fiume Veneto, e vogliamo continuare quello che hanno fatto gli anziani prima di noi. E se ci serve, ci uniamo anche con tutte le altre associazioni del comune per organizzare eventi molto più grossi, come la sfilata di carri allegorici durante Carnevale o il pranzo degli anziani
quando è il momento di festeggiare la loro giornata. Non ultimo, volevo dire che quello che facciamo noi e anche le altre associazioni è molto importante, perché fa in modo che non ci si dimentichi del prossimo, non ci si dimentichi di chi ci è vicino, degli anziani, di chi sono malati, che hanno bisogno di noi in quei momenti di sofferenza. E se vuoi, poi alla fine anche tu, quando crescerai, puoi venire a unirti a noi e vedrai che non ti mancherà il tuo divertimento, sai? Realizzato con l'aiuto di Filippo e Alessio. Potete sempre dare qualcosa, ma non fosse altro che gentilezza. Chi regala le ore vive in eterno. Quando la natura ha bisogno di nuove idee, cerca associazioni, non isolamento. Incontriamoci e conosciamoci. Chi regala le ore vive in eterno.